so. Alla scoperta di Babbo Natale, un cartone in cui in realtà non si scopre nulla. Tutti sanno chi è Babbo Natale, anche se non lo chiamavano così, ma spesso semplicemente signore. Sanno esattamente che cosa farà e tutti a casa abbiamo immaginato come potesse andare a finire, anche perché in una ventina o poco più di puntate non è che si potesse inventare chissà cosa e la storia non è che sia propriamente sconosciutissima. Eppure è uno di quei cartoni che, almeno al sottoscritto, provocava una sorta di calore interno inspiegabile. Insomma, a me piaceva. La cosa più originale è che la storia che tutti conosciamo, quella del vecchietto di rosso vestito che ti portava da piccolo un paio di calzini quando invece avevi chiesto il galeone dei Playmobil, viene raccontata dal punto di vista di una bimba, Elisa, che viene da un villaggio della Lapponia, ovviamente, e che è niente meno che la nipote di Uffo, il servo di Babbo Natale, cioè il maggiordomo del panzone con la coupe rose di qui sopra, e che fa parte del popolo dei Babalok, che passano in sostanza tutto l'anno a preparare gli oggetti che verranno poi regalati nella notte del 25 dicembre. Insomma, un lavoro incessante tra chi batte il ferro, soffia il vetro, fa legnami, giocattolai, via dicendo, fino al giorno in cui il barbuto amico della nostra infanzia solca velocità astrale tutto il pianeta per portare regali di ogni tipo, dimenticando ovviamente il galeone dei Playmobil a Trento, ma nessuno è perfetto. Elisa ha una serie di amichetti, dalle cui vicende si sviluppano le trame più disparate, anche se la cosa che ricordiamo più distintamente è che una delle amiche si chiamava Mandolina, che sembrava un nome dolcissimo, e abbiamo poi scoperto con orrore che è il nome di una fetta verdure. Così come abbiamo scoperto che la moglie dell'eroe dei nostri anni verdi si chiamava Vanessa, almeno secondo gli adattatori italiani. Un anime che piombò nelle nostre case nel mese di dicembre del 1986. Non è stato riproposto spesso e forse, al di là della trama e delle vicende elementari, è un peccato, visto che è portatore di quei valori prettamente natalizi e di quella magia fatta di paesaggi innevati, bambini che scartano impazienti il loro regalo, buoni sentimenti, insomma portatore di cose scaldacuore, ma evidentemente non portatore del galeone dei Playmobil a Trento, non so se ve l'ho già detto. La sigla invece è una di quelle più dolci cantate dalla nostra musa imperitura Cristina D'Avena, una canzone che, a parte il ritornello un po' trallallà, regala strofe e melodie che fanno Natale. Beh, secondo me.